Ciao a tutti e bentornati qui su GameSellers.it insieme al nostro LEGO City Undercover. Questa nuova versione del gioco, uscita su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e che appunto vi continuiamo a proporre, visto che vi erano piaciuti questi video precedenti. Ora, i video che stiamo effettuando saranno molto più rapidi, perderemo molto meno tempo che in quelli originali nel rompere mattoncini, eccetera. E quindi iniziamo immediatamente il nostro secondo capitolo, sempre nei panni del nostro Chase McCain. Eccolo qui che parte con il pagliaccio. Ne abbiamo arrestati alcuni nella scorsa puntata e ora appunto continuiamo la nostra avventura in questa città meravigliosa. LEGO City Undercover è stato uno dei giochi che ha, diciamo, aperto maggiormente il mondo dei LEGO ai giocatori di console, proprio perché, a differenza di altri giochi sempre della LEGO, che però magari erano legati ad un film piuttosto che ad una serie particolare o a un personaggio, hanno decisamente creato un mondo in cui muoverci senza problemi. Eccolo qua, inizia il capitolo 2, ritorno al passato. Vediamo cosa succede. Informazione, vedi l'icona lampeggiante, premi giù. Ok, rispondiamo. Beh, hai già arrestato quei pagliacci? Sì, capo. Allora adesso occupati del blocco stradale sul ponte di Auburn Bay. Quegli incapaci hanno fatto un disastro e dubito che tu possa peggiorare la situazione. Allora, dobbiamo andare a sistemare qualcosina. Ehi, ottimo lavoro. Per fortuna che siamo riusciti ad arrestare quei pagliacci rapinatori, altrimenti si sarebbe scatenato il circo dei media. Il nostro vecchio Honey. Perché erano vestiti da pagliacci, come al circo. I pagliacci del circo. È acceso questo affare. È un fenomeno quel personaggio. Mi piace la cosa perché ridevo come uno scemo già più o meno 4 anni fa e vedo che ancora oggi le battute di questo LEGO City Undercover, grazie ad alcuni personaggi davvero geniali, continuano ad essere funzionali, continuano a funzionare, ecco, mettiamola così. Ok, abbiamo raggiunto il checkpoint, intanto il gioco salva. Qui c'è un ingorgone infinito. Tu sai guidare, vero? Devi aiutarmi! Niente paura. Tu a sinistra e avanti, tu indietro e a destra, tu a sinistra, a destra e ancora a sinistra. Tu continua pure così, vai benissimo. Sono diventati tutti fenomeni. Oh là là, si sono addirittura... hanno fatto la piramide non umana, ma... hanno fatto la piramide di auto. Però qualcuno qui è andato un po' troppo. Chi era? Ah, vuoi vedere che era Natalia? Boom, Ale. Gli ha pure sparato in faccia la bibita. Natalia! Qua un po' alla Mission Impossible 2. Senza questo momento romantico. Quei cuoricini che volano. Tale quale a come ti ricordavo. Che meraviglia. Ho dovuto cambiare identità per causa tua. Mi sono dovuta anche tingermi i capelli. Ma non eri bionda anche prima? Sto andando a salutare mio padre. E poi lascerò per sempre LEGO City. Ehi, ti rivedrò ancora? No. Oh, c'è rimasto male. Povero Chase. Però cos'è successo al blocco? Siamo rimasti qui, Chase. Oh, niente di che, un'auto fuori controllo. Me ne sono già occupato. Ok. Ma avrò bisogno di una nuova auto. La mia... l'ho persa. In realtà, non era nemmeno mia. Non preoccuparti. Frank ne perde 2 a settimana. C'è un punto di chiamata per veicoli della polizia vicino a una tavola calda, a nord di dove sei ora, ma bisognerebbe ricostruirlo. Intendi dire che dovrei pensarci io? Tu sì che capisci al volo, Chase. Allora, vediamo un po', qui abbiamo un vecchio... Salve, mi sa dire qualcosa di quel vecchio punto di chiamata? Questo non è il momento! Guarda le pompe di benzina, sono a pezzi!
E senza pompe di benzina non ci sono clienti. Almeno c'è ancora qualcuno che viene apposta per il nostro famoso sformato di uova sotto aceto. Oh cielo, che schifo. Se riesci ad aggiustarle, ti darò una ricetta. Va bene, dai. Aggiustiamo le pompe di benzina, che tanto basta mettersi qui e premere un pulsante. Aggiusta, aggiusta. Olè. Ne abbiamo aggiustate due. Qui ci sono le altre. È finita. Ah no, che non sei rovinato, stai buono, un attimo. Ecco l'altra, Ale, 4 su 4. Ce l'hai fatta, la tavola calda è salva. Cosa posso offrirti? Un gelato? Un hot dog? Un gelato all'olio? Bello! E ancora un sacco in magazzino. Oh, aspetta, ho trovato. Ti darò questo super mattoncino. Ti aiuterà a costruire il punto di chiamata. Oh yeah, dammi un super mattoncino. Un altro super mattoncino da queste parti. Vabbè, tanto io mi becco questo. Super costruzione, obiettivo raggiunto. Vediamo un po' qui cosa viene fuori. Io proseguo. Un attimo. Ora vado dove dice la freccia, ma qui, eccoci. Qua intanto seguo. Ui. Qua ci siamo beccati un mattoncino rosso, direi. Ora poi lo vediamo. Sono quelli speciali. Quelli che di solito attivano dei trucchi, mettiamola così. Punto di chiamata. Ok, costruiamo. Fantastico. Ping. Ecco qui, ricordiamoci di prendere anche un po' di queste monetine, perché effettivamente, nonostante io non voglia più rompere ogni cosa che appare sul mio cammino, queste monetine serviranno anche per poter poi ottenere e comprare dei personaggi. Tanto ci becchiamo un altro mattoncino d'oro. Arriviamo qui, veicolo di soccorso, no, puoi richiedere i veicoli che vuoi usare Lego City. Ok, grazie. Allora, attiviamo il nostro, va bene, nostra squaddy, come la prendiamo? Bella rosa, molto maschia, per terrorizzare i criminali direi che è perfetta. Ehi Chase, c'è un crimine in corso. I rapinatori si sono asserragliati sul tetto del palazzo della TV di Lego City e i nostri agenti non riescono a raggiungerli. Cosa posso fare? Sai, ancora non ho imparato a volare. Non mi dire. Comunque, mio zio Duke fa lo sceriffo al parco nazionale Bluebell e ha in dotazione un paio di vecchie pistole rampino, ottime per arrampicarsi sugli edifici. E per cadere dagli edifici. Mi sembra sia per questo che non le usino più. Beh, se pensi di non essere in grado di... Certo che sono in grado. Grande, chiamo mio zio e gli dico che stai arrivando. Ok, lanciamoci. Ce ne andiamo dallo zio. Tanto un po' di turbo che non guasta mai. La nitro la vedete là in alto vicino. Ui, adesso imbarco uno in moto. La nitro, dicevo, là in alto a sinistra. Vedete quella bottiglia, diciamo, che si riempie piano piano, quando non viene utilizzato ovviamente. Qua ci facciamo ancora due giri. Eccoci. Pam, una botta anche quello e via. Ho tagliato un po'. Ci sono un sacco di meravigliose costruzioni qua a Lego City, devo dire la verità. E soprattutto anche di auto, ci sono un sacco di veicoli da costruire, da trovare. Veramente è sempre stato un bel gioco. E anche se, diciamo, non è stato migliorato come speravo, come non è stato potenziato graficamente, a parte un po' di pulizia extra sul versante delle texture, devo dire che comunque funziona, ecco. Allora, vediamo un po'. Ok, qui tanto siamo entrati. Qui abbiamo un po' di musica classica. Signore, sono Chase. Ellie mi ha detto che sarei passato. Certo che sì. Piacere di conoscerti, Chase. Sono Duke Huckleberry. E non preoccuparti, so tutto di te. Lascia che te lo dica, ragazzo mio. Avrai anche fatto un errore. Geniale, quello scoiattolo è geniale. È stato un
po' troppo, considerando che sei stato tu a convincere quel testimone a farsi avanti. Sì, beh, ho imparato dai miei errori. Non farò più niente di così stupido. Oh! Tutto ok? Sì, tutto bene. Ha una pistola rampino, per caso? Come no, serviti pure. Tanto non sono altro che inutili rottami. Questi affari non servono a nulla. La vecchia Bessie continua a scapparmi. Chi? Un persico tigrato grigio, grande circa così. Che c'è? No! Ah, niente. Comunque ora è meglio che vada. Ho dei ladri da mettere al fresco. Sicuro? E fai attenzione con quella pistola rampino. A volte queste cose fanno di testa loro. Ok, la pistola rampino l'abbiamo acchiappata. A questo punto, qui intanto ci viene un po' spiegata come si può utilizzare, se non sbaglio. Vediamo un attimo. Qui possiamo prendere un mattoncino. Ecco, beh no, si vedeva da qui, ecco. Lo potete vedere, basta premere come al solito, come abbiamo già visto più e più volte nei titoli, per esempio, di Batman. Non riusciamo a stabilire in quale palazzo si stiano nascondendo adesso i rapinatori. Il capo ha mandato alcuni agenti a fare delle ricerche, ma forse tu puoi accelerare le cose. Se riesci a salire sul tetto del fast food che ho segnato sulla mappa... Potrò usare lo scanner per capire in quale edificio si trovano, giusto? Esatto. In bocca al lupo, Chase. Ok. E allora andiamocene al nostro fast food. Pam, perfetto. Là là. Ora ce ne torniamo sul nostro ponte. Non che il turbo faccia particolare effetto, a dirla tutta, però sempre meglio che ci sia piuttosto che no. Ora io passo qui perché, come vedete, posso raccogliere un bel po' di monetine. E poi c'è addirittura un super salto, nel caso vi interessi. Eccolo qui, questo era il secondo. Ok, qui abbiamo partito una sirena della polizia, ma non poteva inseguire me, quindi va bene. Proseguiamo, ci siamo quasi. Tra l'altro noterete che sulla mappa ci sono un sacco di punti interrogativi. Tutti quei punti interrogativi sono qualcosa da fare, proprio perché, appunto, come vi dicevo, ci sono talmente tante cose da fare, da vedere qui in Lego City, che per ottenere tutti i 450 mattoncini d'oro dovrete darvi davvero da fare. Tanto qui va bene, siamo arrivati al posto che dovevamo raggiungere. Pistola rampino, opla, e fin qua ci siamo. Poi altra pistola rampino, qua si tira, così viene giù tutta la scaletta. Qua si sale ancora un po', attenzione a non cadere, che io stavo già partendo. E opla, opla là. Scanner, diamo un'occhiata a quelli che sono qua dentro. Vi state nascondendo? Qui direi che non c'è nessuno. Allora sono loro. Aumentiamo lo zoom. Questo chi è? Beccati. Eccoli lì. È arrivata l'ora di mettere al fresco quelle teste calde. Dovrei piantarla con questi giochi di parole da 4 soldi. Ok. Ellie, ho molto ninja.
ma preferisco salire sul palazzo di fianco. Così posso saltare da un tetto all'altro e prenderli di sorpresa. O se non ci riesco, trascorrere una settimana di ferie all'ospedale. La messa dell'ospedale ti piacerà, Chase. E via di rampino. Intanto arriviamo anche qui. Ah, eccolo qua, non l'avevo visto. Vai. Perfetto, e siamo già arrivati dove dovevamo. Facciamo un po' di caricamento, perché se non ho capito male dovrebbe esserci una, dovrebbe caricare qualcosa di diverso, forse un interno. Incarico speciale 1, giustizia acrobatica. Vabbè, facciamo intanto questa, vediamo cosa parte. Meno male che non ho paura del vuoto o qualche altra ridicola fobia. Buongiorno! Un feroce pappagallo! Ok, il feroce pappagallo ci ha lasciato in pace. Non sono più in forma come una volta. Mi sa che sto per svenire. Ci sarà il modo di raggiungere l'edificio qui a fianco. Allora, premiamo. Questa pistola rampina è finita. E via. Qui niente, perché servirà un'abilità che non abbiamo ancora. Ancora un po' di... Mi sta venendo un po' di nausea. Di movimento in stile Indiana Jones. Qua passiamo piano piano, basta attaccarsi al muro e poi fa tutto Chase. Opla. Rampino. Tira, tira. Viene giù tutto e monta. Opla. Bel trampolino. Eccoci qui. Qui rompiamo un po' di cose. Oh, beh, tanto quelli erano mobili da 4 soldi. Perfetto. Ora montiamo una pedana di quelle acrobatiche. Wow! Che ci spara direttamente dall'altra parte. Con tanto di rallenti molto, molto action. Ehi, c'è uno spirro qui sotto. Pigliamocela. Ok, tutti scappano. E noi li inseguiamo uno alla volta. Tanto saliamo qui. Poi passiamo sulla trave. Ci arrampichiamo. E qui ne abbiamo il primo. È andato e ora mancano gli altri. Il primo arrestato in modo molto semplice. Qua che abbiamo? Ah, qua un altro tetto di quelli che potremmo muovere solo e soltanto con un chase, con un travestimento di chase. Allora andiamo qui. Opla. Arriviamo dall'altra parte. Bandierine, bandierine. Ok, siamo arrivati qua. Non sapevo di essere un acrobata. Ci arrampichiamo. E ci arrampichiamo ancora. Dovremmo prima o poi trovare qualcuno dei nostri ladroni. Vediamo un po' qui. Non fate caso a me. Corsetta sul muro, ecco qui ne abbiamo un altro. Opla. E sono due. Perfetto. Qua si può continuare a salire. Qui abbiamo l'altro, abbiamo il terzo. Ed ecco il terzo. Manca solo il capo. Qui cosa abbiamo? Ah, qua nulla, ok. Proseguiamo, andiamo di là. Fermo. Eccolo qui. Decisamente... che arrestarlo non sarà un gioco da ragazzi. Decisamente notevole questo, si è fatto un pochino più complessa la faccenda. Qua premiamo tante volte A, perché altrimenti vedete si svuota la barra e si scende. Eccoci qui. Diamo un'occhiata qua sopra, se si fosse rintanato sopra l'antenna, ma non credo. Però vediamo cosa c'è qua in cima. Ah beh, ok.
una super moneta. Una super moneta di quelle viola. Nemmeno qui. Vediamo cosa c'è qua. Andiamo in retro addirittura. Addio sbirro, non riuscirai mai ad arrivare fin qui. Su un tetto vedo quello che probabilmente è il capo della banda di rapinatori. Sembra che stia facendo dei segnali a qualcuno. Ok, vai con l'elicottero, ci andiamo dall'altra parte. Io e la mia boccaccia. Un attimo, finalmente un poliziotto si è gettato nella mischia. Questo inseguimento terminerà di certo con un arresto. Sono Conrad Peters in diretta per Channel K News. Qui continuiamo ad arrampicarci. Questo è partito col suo... con questo aggeggio che serve l'ascensore per lavare i vetri. Basta, arrenditi adesso. Tanto continuiamo a salire. Spostiamo da questa parte. Qui, ricordatevi, c'è il rampino. Usatelo sempre perché così potete arrivare qua in cima. E poi nuovamente un bel salto. Con tanto di Lego City sullo sfondo. Dove sarà finito? Dove sarà finito? Ecco. Eccomi. I pesci rossi sono fondamentali. Si chiama George. George Far Tar Benson Muri. Andiamo. Posso dirtelo, mi farebbe a pezzi. Ops. Va bene, lavoro per Rex Fury. Rex? Dove si trova? Non lo so, non l'ho mai visto, mi telefono e basta. E chi potrebbe saperlo? Non ne ho idea, forse è Blu. Lui conosce tutti alla prigione di Albatros. Parla con lui, ma non lasciarmi andare. Oh no! Vabbè, i piedi non si staccano nei Lego, in effetti, quindi è giusto. Sei molto ben informato. Beh, sai, io ho le mani in pasta. Non più, temo. George! George Fartar Benson, Bully? Ehi, ne è passato di tempo, Dave. E qui abbiamo completato i tetti di Lego City. Il livello completato, appunto, vi viene detto. Abbiamo dei pezzi di distintivo, pochi, perché ho distrutto pochissimo. Se volete ottenere molte più cose, dovete perdere molto più tempo nei vari livelli. Io, per visto che mi avete detto spesso che ne perdevo troppo raccogliendo cose da tutte le parti, mi sono fermato. Per questo quindi spero che vi sia piaciuto anche questo video, un video sempre divertente. Lego City è uno dei giochi Lego più spassosi che abbia mai affrontato, e quindi è un piacere rigiocarlo insieme a voi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete degli altri video, se volete che continui questa avventura in quel di Lego City, in questa nuova versione, fatemelo sapere e io sarò felice di continuare. Grazie a tutti e ciao, alla prossima!